ragazzi, adesso inizia il nostro viaggio verso questa 3 giorni/4. Dobbiamo capire un po' il meteo se sarà dalla nostra parte. E niente, qui come potete vedere siamo al lago di Garda. Abbiamo iniziato la Gardesana da Salò, poi andremo a fare appunto la strada della Forra che ci porterà fino a Limone del Garda. Dopodiché faremo Monte Bondone, saliamo su verso Trento, la Val Cembra, e poi arriveremo al Passo Giau per poi pernottare a Dobbiacco. Ecco ragazzi, anche se per un attimo abbiamo sbagliato strada, adesso entriamo nella strada della Forra e sono molto curioso perché tutti ne parlano un gran bene. Sicuramente non è una strada dove si può correre, dove si può insomma andare a una velocità neanche a 70 all'ora, come vedete, no? Però è una strada panoramica, una delle più belle al mondo. Se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, un certo Winston Churchill l'ha definita una delle meraviglie del mondo. E quindi insomma vediamole insieme, ecco. Wow ragazzi, che spettacolo! Ho detto che spettacolo, no? Meraviglioso! Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Meraviglioso! Ok, basta cantare perché sennò perdo iscritti sul canale. E comunque vi ricordo che qui siamo sul canale di Jim Giri in Moto. Vi ricordo di seguirci, di iscrivervi, di cliccare sulla campanellina, la famosa campanellina che insomma guarda qui, che tutti odiano perché nessuno ci clicca sopra, però noi dobbiamo incitarvi a cliccare e iscrivervi al canale, perché se no insomma che piacere c'è condividere le proprie esperienze con gli altri. Guarda, eccoci qua ragazzi sulla strada del Monte Bondone. Ah, che bel frescuro, che bella frescura, mamma come spinge sta moto. Il 1200 GS, l'ultimo raffreddato ad aria, il B-albero, è veramente una goduria. Cioè io sono passato questa moto, ma prima avevo una Brutale 910 del 2008. Bene, siamo andati in Croazia, eravamo sulla Jadranska Magistrala, cioè il lungomare che parte praticamente da Rijeka e finisce fino a Dubrovnik. E a un certo punto arriva un tizio col GS che mentre si fa le sue curve mi sorpassa guardando il panorama. Cioè ho detto, ma come cavolo è possibile sta cosa? Cioè io sono qua che mi sto dannando per fare le curve, farle bene, farle veloci, arriva questo qua che mentre va in moto mi sorpassa e neanche guarda, non lo vedi neanche che è impegnato, no, si sta guardando il mare, il panorama. Ho detto, ma porca miseria, ma allora sto GS di cui se ne parla peste corda, perché un po', diciamoci la verità, questa moto è diventato un po' lo status symbol di molte persone e magari ha perso di interesse a livello tecnico motociclistico, no? Perché viene affibbiata a questi motociclisti un po' modaioli e quindi si sottovaluta un po' quello che è questa moto. E devo dire che, caspita, ha un'agilità impressionante. Ragazzi, ve lo ricordo, non c'è bisogno di andare forte per divertirsi. È un'altra cosa, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, non dobbiamo dimostrare agli altri che sappiamo andare in moto. Cioè
dobbiamo esserne consapevoli noi e ovviamente dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, dei limiti nostri e dei limiti della moto. Quindi qua siamo arrivati, insomma. Ecco, siamo arrivati. Monte Bondone, ragazzi, oggi siamo a Monte Bondone sopra Trento e questo è il famoso orso di paglia di Monte Bondone. Dove siamo, Beppe? Passo Vallese. Passo Vallese, siamo in ritardissimo. Mamma mia, quanto. Arriveremo alle 10 in hotel. Se tutto va bene. Che dolci, ragazzi. Mamma mia, che bello! Che spettacolo, ragazzi! Questa secondo me è l'ora migliore. Sì, sì, questa è l'ora migliore, assolutamente, Giallo. Cioè, guarda che, con che luce, che panorama, che... È veramente un dipinto. Incredibile, ragazzi, una luce veramente paradisiaca.
un'altra. Ciao mucca. Altra mucca. Bello. Ciao ragazzi, eccoci. Non so se sto registrando, ma niente, come potete vedere sta iniziando a fare proprio buio. Sono le 9:25 quasi e siamo ancora in strada. Non siamo ancora arrivati, ci mancheranno ancora una ventina di chilometri almeno. È iniziato a far freddo, abbiamo messo una magliettina termica sotto e le manopole riscaldate accese. Questa strada è veramente molto bella, eh? Proprio bando veloce, serpeggiante, va giù bene, va giù proprio bene. Davanti abbiamo Stefano che ci sta facendo un po' da apripista. Il giorno di sera mi piace molto, eh? Però vabbè, insomma, quando si deve si fa.